Muti intercetta il pallone, poi Cuomo che si libera dell'avversario con una finta molto elegante, poi Miglio si appoggia a Colace, c'è spazio, allarga per Buonanno, bella azione della Dispoli, arriva Buonanno, il controllo con il sinistro, ancora Buonanno, salta l'avversario, sempre Buonanno, entrata di rigore, la mette al centro per Cuomo che calcia con il sinistro, primo tiro del match. Lancio in avanti di Buccioni, Gianotti in qualche modo, poi Muratore dentro, 1-2, attenzione Muratore in area di rigore col sinistro, Rossi para, Casavecchia sale, allarga per Muratore, attenzione al pallone dentro ancora per Muratore e poi l'occasione incredibile per Romani. Gianotti lascia il pallone per il proprio portiere. Ora si può procedere alla battuta del calcio di punizione. Guida fa girare Pernuti. Controllo del capitano della Dispoli. E poi Aracri. Ancora Pernuti. Si butta dentro Scarafoni. Si va da Pietro Battista che mette giù il pallone. Poi prova a servire Miglio. Anticipato di destra. Il pallone arriva da Aracri. Attenzione Aracri che calcia con il destro. Bellissimo il tiro di Aracri. Ma la palla non trova la palla. Gregorio Salvati, classe 2005, portiere della Boreale, va al rilancio. In qualche modo da Guanno, ma il pallone arriva a Tondi che controlla. Attenzione al pallone ancora in mezzo. Barbarisi che calcia col destro sul fondo. Occasione. Casavecchia. Attenzione al lancio, il pallone che passa in qualche modo, il tiro alto, incredibile, occasione incredibile. Rimessa laterale, finisce qui, il Dispoli si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia con lo 0-0. E allora appuntamento al prossimo turno di Coppa Italia, a domenica prossima per il campionato. E buona serata a tutti.